Presidente Fedriga, oggi la visita alla Carlton all'interno di una transizione ecologica, questa azienda si inserisce a pieno titolo. Sì, si inserisce oltretutto per la storia stessa dell'azienda, dove non è per le, diciamo, per le indicazioni e gli indirizzi attuali, ma nasce come azienda sostenibile dove il ciclo chiuso del riutilizzo dei materiali è parte fondamentale del business. Penso questo sia un modello utile anche da portare, perché proprio la sostenibilità non sta dentro semplicemente la tutela dell'ambiente, ma anche una sostenibilità di carattere economico e sociale. E loro vivono grazie al ciclo chiuso e quindi al riutilizzo del materiale. Secondo messaggio importante è che, per esempio, la tanto vituperata plastica, questo stiamo parlando di materiale plastico, se viene utilizzata bene ha impatto zero, magari impatto inferiore al cartone, che riteniamo particolarmente poco impattante, che in realtà l'utilizzo di fatto non può essere riutilizzato in molti casi, determina un maggiore consumo di energia produttiva ed altro. Quindi per quello penso che all'interno della sostenibilità dobbiamo fare dei ragionamenti di buon senso, non inseguire le mode, ma seguire invece realmente la tutela dell'ambiente e al contempo la tutela delle imprese che devono poter produrre avendone profitto e riuscendo a seguire una linea di sostenibilità ambientale. Uno dei temi che è emerso è quello però riguardante il personale. Stranamente appunto in questo momento c'è un'esigenza molto forte di personale. E su questo penso che dobbiamo interrogarci come sistema paese e sistema europeo sulla capacità per le nostre imprese in un momento in cui, malgrado le crisi che abbiamo vissuto e che vivremo purtroppo per diverse situazioni globali, dobbiamo interrogarci come poter formare e garantire personale. In un momento come questo credo, per esempio, che quando c'è una richiesta di occupazione si possano alleggerire le misure di sostegno per chi non lavora, invece favorire il percorso di inserimento nel mondo del lavoro anche in modo economico e con misure economiche, come abbiamo fatto un po' in Friuli-Venezia Giulia fin dall'inizio. Invece che finanziare semplicemente assegni di disoccupazione, abbiamo voluto favorire le imprese che assumono persone disoccupate. Questo ha due vantaggi: ovviamente garantire il personale alle imprese, ma anche garantire stabilità alla persona stessa, dove non vive di sussidio ma vive di lavoro e quindi può avere una prospettiva di vita e anche per ovviamente costruire la sua esistenza su basi solide e in prospettiva.